Eccomi, scusate. Ciao Ivan, gara, ci aspettiamo una Lazio un po' più combattiva qui. Ma noi siamo stati combattivi, il difetto è stato di subire gol all'inizio primo tempo, perché poi ci siamo stati in gara e purtroppo inizio secondo tempo che ha un po' tagliato le gambe, però la squadra è stata combattiva, purtroppo gli episodi, non siamo stati bravi negli episodi e questi ci hanno condannato, altrimenti l'andamento sarebbe stato differente. Ma questa difficoltà nel segnare, ecco, sta diventando un po' un problema, perché poi le occasioni ci sono state soprattutto nel primo tempo. Tu magari vivi lo spogliatoio, come stanno Ciro, Castellanos, insomma tutti quelli che comunque si girano al reparto offensivo, li vedi sereni? Ma sereni è un parolone, nel senso che io non vorrei mai subire gol e l'attaccante vorrebbe segnare sempre, purtroppo non sta avvenendo e per cui contenti non lo sono, però stanno lavorando alla grande e io penso manchi poco perché poi anche con gli attaccanti funziona sempre che basta una scintilla, un qualcosa per sbloccarsi, per cui stiamo lavorando nella giusta direzione, quello che dobbiamo fare. Ma le parole del tecnico che continua a dire che la Lazio è un miracolo che si trova qui a questi livelli, ma arrivano allo spogliatoio come? Ma sinceramente per quanto mi riguarda io non guardo interviste, dichiarazioni, però il mister dice quello che è un suo sentito, che sicuramente fa parte anche di noi e io penso che ci sia qualche critica di troppo nei nostri confronti, però va bene così, se ci sono alte aspettative significa che la valutazione rispetto a noi è alta e sta a noi rispettarle e comunque poi i risultati si devono vedere alla fine, non strada facendo. Hai parlato di scintilla, ecco, domenica c'è l'opportunità di fare veramente i fuochi d'artificio perché affrontate l'Inter, c'è la consapevolezza che un risultato positivo con l'Inter può magari aiutarvi a mettere in discesa questa stagione, visto che fino a questo momento è sempre stata in salita? Ma non, per me il fatto che una gara possa indirizzare o meno una stagione non sarebbe una grandissima cosa, perché vorrebbe dire che siamo sempre appesi a quello che è l'episodio, a quello che è la gara, e noi invece dobbiamo avere una crescita interiore e come squadra che deve andare al di là dei risultati. Non stiamo ottenendo i risultati sperati, però le prestazioni stanno migliorando di livello, anche a livello difensivo, perché stiamo subendo sempre meno, ma comunque continuiamo a subire qualche gol, per cui noi dobbiamo solo pensare a lavorare, testa bassa, fare del nostro meglio. Sicuramente domenica è una grande occasione per tirar sulla testa. Abbiamo visto uscire Isai dal campo molto polemico, per caso puoi dirci se è già stato tutto risolto nello spogliatoio? Ma io non ho mai visto un giocatore uscire dal campo contento dopo che perde la partita, per cui sinceramente non l'ho notato e non c'è nessun problema. Grazie. Grazie a voi. Grazie.